I primi ad accorgersene verso le 13.30 sono stati i residenti delle case vicine. Sotto la carreggiata direzione sud della statale 47 è crollata una parte del muro che già da qualche giorno risultava ingrossato e che le piogge di queste ore hanno contribuito a far cadere. Immediatamente è stata attivata la circolazione a senso alternato senza particolari disagi dato che il traffico era abbastanza ridotto a causa proprio del maltempo. Sul posto i tecnici dell'ANAS, carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco che hanno fatto una prima valutazione del danno e dei possibili interventi che potrebbero richiedere più di qualche giorno. Guardi, adesso stanno facendo gli approfondimenti del caso, bisogna tener conto un po' anche delle condizioni avverse previste. Si sta pensando di applicare un senso unico alternato nelle more di fare i lavori e adesso vediamo di che tipo, ovviamente è appena accaduto e quindi si sta un po' facendo la conta dei danni e le possibili soluzioni.